Buongiorno e bentornati a questa puntata della BAF TV. Io sono Veronica. E io Massimo. Iniziamo subito con un servizio sull'evento che ieri pomeriggio si è tenuto a Busto Arsizio a Palazzo Cicogna, dove è stato proiettato il documentario Caro Maestro di Vittorio Giacci e a seguire un omaggio a Francesco Rosi. Subito dopo andremo a scoprire cos'è successo nella sezione avvistamenti allo Spazio Festival in Piazza San Giovanni a Busto. Vediamo i servizi. Ieri pomeriggio a Palazzo Cicogna di Busto Arsizio, per il ciclo Effetto Cinema, sono stati proiettati i documentari Caro Maestro e Omaggio a Francesco Rosi. I due lavori celebrano i registi Fellini e Rosi attraverso un interessante collage che racchiude, oltre ai contributi degli amici più cari e diversi artisti internazionali, numerose citazioni tratte dalle loro opere maggiori. Ieri sera sono stati proiettati due film in concorso. Il primo, L'innocenza di Clara, di Tony D'Angelo, al Cinema Manzoni di Busto Arsizio, mentre alla Sala Ratti di Legnano è stato proiettato L'estate in campagna, di Radek Vajgrzin. Con il terzo film in concorso, proiettato mercoledì sera al Cinema Teatro Manzoni di Busto, il BAF si tinge di giallo, anzi, di noir. L'innocenza di Clara, del giovane regista napoletano Tony D'Angelo, al suo secondo lungometraggio, è un film duro e teso. Ambientato nelle cave di marmo della Lunigiana, con discorsi scarni e con una fotografia cupa e invernale, narra gli intrighi amorosi di una femme fatale che, contesa da tre uomini, ovviamente, sfoceranno in tragedia. Abbastanza insolito per il panorama italiano, il film sembra più imparentato con il cinema noir francese o statunitense. Il dopo film è stato comunque ravvivato dalla presenza in sala della protagonista, l'attrice fiorentina Chiara Conti, che ha gentilmente risposto alle domande del pubblico presente. Questa sera alla Sala Ratti di Legnano si è assistito alla prima proiezione italiana del film Father, Son and Holy Cow, una coproduzione europea tra il regista polacco Radek Vajgrzin e lo sceneggiatore italiano Roberto Gagnor. Un incontro internazionale ben riuscito. La troupe era composta da altri 8 autori esordienti e proveniente da 7 diversi paesi europei. Il film ruota attorno al tema della perdita, curiosamente declinato nella mucca protagonista, la quale rappresenta una sorta di catarsi. La storia nasce dall'esperienza del regista, dai suoi ricordi dell'infanzia. Le immagini sono dorate, il colore oro predomina richiamando volutamente l'atmosfera di una favola. La difficoltà più grande è stata trovare un bilanciamento tra commedia e tragedia, mantenere un tono divertente, ma allo stesso tempo tirare una coltellata alle spalle dello spettatore. The quote of Charlie Chaplin, I think it was, who said, you know, life is a comedy for those who think and life is a tragedy for those who feel. Stamane per gli studenti delle scuole è stato proiettato al cinema Fratello Sole di Busto Arsizio un omaggio a Federico Fellini con la proiezione del suo capolavoro Amarcord. E in contemporanea al Cinema Manzoni, sempre a Busto, c'è stata la proiezione di Tutti i Santi Giorni di Verzì. Questa mattina siamo al Cinema Teatro Manzoni per assistere alla proiezione della rassegna Made in Italy Scuole di Tutti i Santi Giorni, un film di Paolo Virzì, una rivisitazione del romanzo Generazione di Simone Lenzi, ospite in sala in veste di co-sceneggiatore. Un film nato da una storia che paradossalmente non sembrava adatta ad essere sceneggiata. Un romanzo di parola senza grandi avvenimenti, ci sono lei e lui, dove ciò che succede davvero è soltanto il come esprimi quello che stai dicendo. Il film si sviluppa e va in un'altra direzione, ma mantiene il racconto di una vita al rovescio. L'idea della società contemporanea, dei non luoghi, stazioni, aeroporti, città senza centro, senza luoghi di incontro, dove il giorno si inverte alla notte. In questa atmosfera si inserisce il tema della fecondazione assistita. Si parla di desideri. Desideri anch'essi rovesciati. Col passare del tempo, quello che era un terrore diviene un bisogno irrealizzabile. Tuttavia, il film ci ricorda che non è importante la realizzazione, quanto le passioni. Le passioni che devono essere coltivate sempre, le uniche che portano ad un'esperienza vera, che nonostante la rinuncia a un desiderio ci spingono a cercarne di nuovi, sempre, senza mai spegnersi. E per oggi è tutto. Vi invitiamo a partecipare agli eventi di stasera. I due film in concorso sono Tutti i rumori del mare di Federico Brugia al Cinema Fratello Sole di Busto Arsizio alle 21.
e I padroni di casa di Edoardo Gabriellini alla Sala Ratti di Legnano, sempre alle ore 21. L'anteprima del film Razza Bastarda di Gassman al Cinema Lux di Busto Arsizio alle 21. E sempre alle ore 21 il documentario di Carla Mazzacurati, Medici con l'Africa, all'Auditorium di Solbiate Olona. Arrivederci a tutti! E ricordate di condividere tutti i nostri video su Facebook. Lei è la splendida Veronica. Lui è Massimo. Ciao a tutti!